Cambi d'autore è più che un progetto, un'idea che è diventato un obiettivo e adesso in realtà di voler cominciare a coniugare il mondo delle infrastrutture, che è un mondo utile e necessario, ma a volte brutto, anche con oggetti d'arte. Qui nasce l'idea comunque di coniugare insieme le nostre impianti secondari che portano le reti fin dentro le case degli italiani, trasformarle in tele su cui i nostri artisti, i nostri street artists, che ciascuno comune d'Italia a qualsiasi latitudine possono contribuire a rendere più belle e anche riqualificare aspetti e territori urbani. Approcci da capitale della cultura non potevamo mancare con un racconto. Non abbiamo realizzato 5 opere, abbiamo realizzato un racconto che si dipana su tutta l'isola, che ancora di più valorizza la bellezza di quest'isola, è abbastanza evidente, e che vogliamo lasciare alla comunità. È un lascito importante per Procida dopo quest'anno straordinario delle opere concrete dove l'artista Neve in un qualche modo ha illustrato il suo rapporto con l'isola d'Arturo di Elsa Morante. È un modo per raccontare Procida, basta percorrere le nostre strade per trovare degli scorci della storia di questo paese, come dire, quelle che erano delle cabine che non necessariamente facevano parte del bell'arbitro urbano dell'isola, in questo caso sono stati dei fogli sui quali l'artista ha dipinto delle rappresentazioni di questo romanzo, quindi per noi è un modo in più di raccontare Procida, di raccontare il Novecento, una straordinaria scrittrice come Elsa Morante, un modo per omaggiare la sua memoria. Il vero soggetto di ogni disegno che io faccia su un muro, su un quadro, è sempre la luce, è sempre l'energia. Le mani sono il soggetto su cui la luce e l'energia si rifrange, i fili sono sia il filo conduttore che fili elettrici, ponti, collegamenti. E l'energia di questo posto è palpabile e nelle mie immagini si cerca di raccontare questo.